A tutti i nostri alpini e amici degli alpini, un ben ritrovati in studio con Byte Alpina, la trasmissione di Telechiara interamente dedicata alle nostre penne nere. E allora vediamo i fatti salienti che hanno caratterizzato la settimana alpina con i prossimi servizi forniti dall'Alpino. Buona visione! Le telecamere dell'ANA a bordo della nave Alpino viaggio all'interno della quinta fregata europea multimissione italiana. Il premio Fedeltà alla montagna, che dal 1981 ha onorato coloro che hanno dimostrato un forte attaccamento alla montagna e alle sue tradizioni, diventa un libro all'interno il racconto dei protagonisti. Escursione a Cima Grappa per i ragazzi dei campi scuola ANA di Bassano e Feltre. Il passato si unisce al presente con lo sguardo rivolto al futuro. Sono in via di conclusione gli ultimi degli 11 campi scuola organizzati durante l'estate 2022 dall'ANA per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni. Un bilancio ad oggi più che positivo. Di qui non si passa, il motto che campeggia sul pontile della nave Alpino, la quinta fregata europea multimissione italiana e la quarta ed ultima commissionata in configurazione antisommergibile, consegnata alla Marina Militare il 30 settembre del 2016, dal 22 gennaio 2018 fa sede nel porto di Taranto alle dipendenze della seconda divisione navale, ma può capitare di vederla attraccata in altri porti, come ad esempio quello di Trieste, e poterla visitare. Il nome, così come il motto e il crest, un'ancora sovrastata da un'aquila su sfondo blu, rimarcano il legame tra la Marina e l'esercito. Nave Alpino è un nome molto importante, che deriva da lontano 1915, quando alla prima di queste navi fu assegnato questo nome prestigioso, che deriva dalla tradizione tradizionale intesa e collaborazione con l'esercito italiano, per cui sono molto orgoglioso, e lo è l'intero equipaggio, di portare in giro per i mari del mondo il prestigio e l'onore di uno dei reparti storici, dei corpi storici dell'esercito italiano. Dalla prima unità, una caccia torpediniere, classe soldato della Regia Marina, in servizio dal 1909 al 1928, alla quarta operativa oggi, la nave Alpino è decisamente cambiata, arrivando ad esprimere il concetto interforze, ribadito anche durante la cerimonia del varo dall'allora capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. La nave è in grado di ospitare fino a 200 persone, oltre all'equipaggio, il suo equipaggio naturale, è in grado naturalmente di ospitare operatori della Brigata Marina San Marco, della componente aerea imbarcata, e anche lo staff per i comandi complessi che a bordo sono chiamati a svolgere missioni in mare aperto. Sei la banda! Fuori! Presenta! Una raccolta per ringraziare l'Associazione Nazionale Alpini ed i protagonisti del premio Fedeltà alla Montagna, che dal 1981 ad oggi hanno dimostrato un forte attaccamento alla montagna e alle sue tradizioni. La stampa, quasi una piccola enciclopedia, raccoglie fotografie, immagini e racconti dei 40 premiati.
abbiamo spulciato tutti gli alpini dei vari 40 anni, abbiamo scannerizzato tutte le pagine e quindi abbiamo fatto una raccolta di tutte le esperienze, le motivazioni varie dei vari 40 anni, con un prologo del Presidente nazionale chiaramente e un saluto anche della commissione del Premio Fedeltà alla Montagna. Un premio in cui l'ANA crede profondamente fin dalla sua istituzione 40 anni fa. È un premio che l'associazione ha voluto proprio oltre 40 anni fa per valorizzare quei nostri associati, che soprattutto giovani, che si sono impegnati in quello che è uno degli scopi fondamentali dell'associazione, quello di mantenere vivo l'ambiente montano e di valorizzare quell'ambiente montano. Ecco, io credo che questo premio ben lo sintetizza. Questi 40 anni e questi 40 vincitori di premio sono stati veramente 40 pionieri della volontà e della tenacia di rimanere in montagna e soprattutto di valorizzare questa montagna e di fare in modo che possa continuare a vivere. Ogni anno una speciale commissione esamina attentamente le segnalazioni pervenute inviate dalle sezioni ANA di tutta Italia, decide il vincitore e lo comunica al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione. Il regolamento completo su www.ana.it. Non ho visto su Facebook questo campo, me l'ha proposto e mi è sembrata un'idea bella e una nuova esperienza da provare. Un amico di mio padre che è un alpino e mi ha detto: Mattia, visto che io sono un alpino, vorrei che tu provassi l'emozione di essere un alpino. Io ho deciso di partecipare grazie al gruppo Alpini che è nella mia città e grazie a mio zio che mi ha avvicinato a questo campo scuola l'anno scorso, e ho deciso di partecipare di nuovo quest'anno, questa volta come caposquadra. Ho saputo di questa opportunità grazie a un passaparola e comunque ero già dall'inizio molto entusiasta, nel senso che mi piacerebbe continuare comunque con una carriera militare, e ho visto questa esperienza come molto valida, insomma, per quello che mi piacerebbe fare in futuro. Alessandro, Mattia, Nicola, Selena, diverse età, diverse città di provenienza, diverse le persone e le modalità attraverso cui sono venuti a conoscenza dell'esistenza dei campi estivi dell'ANA, ma tutti concordi sul fatto che una volta vissuti hanno regalato loro un grande bagaglio. Di sicuro le persone che ho trovato, perché sono molto simpatiche e tutto, e poi anche tutte le attività che abbiamo fatto le reputo molto interessanti. Un'esperienza così profonda a cui mi sono molto affezionata, comunque anche ai compagni con cui ho molto legato e sono molto contenta, non mi era mai capitato. Non mi è mai successo di avere una cosa così, né con la scuola né con la famiglia, e della prima volta. 15 giorni non semplici tra rispetto delle regole, marce, attività di formazione, scoprendosi alla fine alla ricerca proprio di tutto ciò che la società di oggi raramente offre. La disciplina e la formalità sono delle cose nuove a molti, soprattutto se giovani, e accettarle in così poco tempo secondo me è un punto a favore di questi ragazzi che sono qua con me. Prima certe cose, cioè, non ci pensavi a essere in comunità con gli altri, rispetto per gli altri e tutto, perché magari sei solo nella tua casa e quindi pensi solo a te stesso. Per capire cos'è veramente il senso del dovere, per capire cos'è lo spirito di squadra e per dare quei valori che a noi ragazzi oggi mancano, in quanto non ci vengono insegnati e noi vogliamo ricevere. Un'esperienza che ha lasciato molto ai ragazzi, ma anche ai formatori che li hanno seguiti, condotti, accompagnati durante questa formidabile esperienza. Io ricevo lacrime. Molte volte devo assentarmi per piangere. Sono di un'altra pasta. Sono assolutamente superiori a quello che si vede in giro. Perché ho visto che sono molto ricettivi. In senso molto buono, loro sono delle spugne, qualsiasi cosa gli si dia, l'assorbono, stanno a dargli le cose migliori da assorbire.
Concorde anche Giulia Ossato, 32 anni, che dal 2009 al 2011 ha vissuto l'esperienza della ferma volontaria per poi, una volta conclusa, proseguire il suo impegno nell'ANA, oggi capogruppo di Laghi di Vicenza, consigliere in sezione, coordinatrice dei giovani del Triveneto. Sono stata veramente contenta di aver preso una settimana di ferie per trascorrerla con i ragazzi e emozioni veramente forti sia martedì in Ortigara sia ieri sera che abbiamo fatto festa tra di noi e vedi veramente l'unione che si è creata tra i ragazzi, il legame tra i ragazzi e noi e anche tra noi volontari, quindi un'esperienza veramente bella e che resterà per sempre. Sono in via di conclusione gli ultimi degli 11 campi scuola organizzati durante l'estate 2022 dall'ANA per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta al Trentino, per un'esperienza la cui parola d'ordine è stata una sola: condivisione. Un percorso di 15 giorni che ha portato i partecipanti a conoscere gli alpini, quello che fanno, come lavorano e operano quotidianamente, tanto che alcuni di loro hanno già espresso la volontà di entrare a far parte di questo corpo o in forma di volontariato o con l'arruolamento. Ma direi moltissimi, perché anche nei campi del Friuli, alla domanda per esempio chi volesse intraprendere l'attività, la naia, no? Di entrare nell'esercito, abbiamo rilevato che c'è quasi dal 15-20% che hanno alzato la mano, poi hanno alzato la mano, però diciamo è già un buon segno. Ad ogni fine corso, ai responsabili e dai formatori è stato chiesto di evidenziare criticità e punti forza dell'esperienza vissuta, in modo da calibrare ancor meglio la proposta per il futuro. Abbiamo in programma dei progetti molto più importanti, soprattutto per l'anno prossimo, incrementando quelle che sono le attività pratiche, magari un po' più professionali, che allora sarebbero più indicate per coloro che hanno fatto già questa esperienza, ma non solo, ma li stiamo anche monitorando, perché questi potrebbero essere dei futuri formatori per gli altri ragazzi e ragazze che arriveranno negli anni futuri. Un bilancio, insomma, più che positivo. Credo che il risultato sia veramente soddisfacente, al di là delle previsioni, proprio per la grande disponibilità che i ragazzi hanno dimostrato, per la capacità di integrarsi, hanno dimostrato che per loro, se fossero chiamati, la disponibilità c'è. Allora è un impegno alle forze politiche e partitiche di rispondere presente. Vedremo chi risponde presente, perché credo che il futuro dei nostri ragazzi e dell'Italia sia legato anche a queste disponibilità, a farli partecipare, a farli condividere quello che ecco, noi abbiamo avuto come esperienza nella naia, magari in forma diversa, ma nello stesso modo, nella disponibilità a essere insieme e insieme a costruire valori e futuro. Ed è tutto anche per questa puntata di Byte Alpina, grazie per essere stati in nostra compagnia, la nostra trasmissione vi aspetta dunque come sempre mercoledì prossimo a partire dalle 19:20. Grazie e arrivederci.